Sindaco Pagano, ben ritrovato dopo la pausa di Ferragosto, ma pausa non è stata perché comunque si è lavorato intensamente in questi giorni, soprattutto in quei giorni perché ci sono state anche delle emergenze, in particolare qualche incendio che ha interessato anche le montagne, una montagna in particolare del Solano a Rocca Piemonte, e c'è stato un intervento veloce, importante da parte delle forze di competenza e anche del Comune di Rocca Piemonte. Ben tornati a questo appuntamento diciamo settimanale, consueto, e mi auguro che abbiate potuto trascorrere un sereno Ferragosto. Sì, volevo proprio iniziare questo video con un ringraziamento alla Protezione Civile in primis e anche alla SMA per l'impegno che c'è stato in questi giorni. Qui sono scoppiati degli incendi in più punti di Rocca Piemonte, non solo. L'impegno è stato notevole, anche se molto difficile, perché i luoghi dove questi incendi sono divampati erano difficilmente raggiungibili per via terra, però l'impegno della Protezione Civile, regionale con l'invio dei canadi erano permesso di controllare questi incendi ed evitare che assumessero poi un carattere di pericolosità avvicinandosi alle abitazioni. E anche l'intervento e il controllo sul territorio della Protezione Civile l'altro ieri, quando c'è stato questo violento acquazzone che ha caratterizzato un po' non solo il nostro paese. Quindi questo è un ringraziamento, diciamo, mio personale alla Protezione Civile, ma con cui collaboriamo ormai da tanto tempo, per non sapere l'impegno che loro profondono nella gestione delle emergenze in questo paese, e devo dire anche la SMA che si è impegnata molto in vari momenti di questa emergenza. E in tema ambientale c'è anche un'altra novità importante, perché ormai c'è l'assegnazione per quanto riguarda la manutenzione del verde pubblico, un'ulteriore prova, un'ulteriore attestazione che questa amministrazione è sempre attentissima alla fase ambientale, no? Sì, giovedì terminerà questa manifestazione di interesse per l'assegnazione e l'affidamento del verde pubblico. Si comincerà ovviamente dalle scuole, visto che a breve riapriranno le scuole, si passerà poi alle altre piazze e vie, e consideriamo che a brevissimo, perché è già pronta la documentazione, ci sarà l'adozione di aiuole e di piazze da parte di chi ha fatto questa richiesta. Mancano solo alcuni dati, diciamo, di tipo amministrativo, dato che siamo in periodo di ferie, questo ritarda di qualche giorno questa fase, diciamo. A proposito di scuole, Comune di Rocca Piemonte, primo comune della provincia di Salerno ad aver già organizzato tutta la fascia scolastica, Sì. tutta la fase dell'organizzazione scolastica, dal trasporto alla mensa. Ci sono già le date, ci sono già le iscrizioni che possono partire, ci sarà il nonno vigile che sarà un ulteriore servizio, ci saranno ulteriori servizi anche per cercare di attutire qualche piccolo intoppo che c'è stato, soprattutto a Casali dove sono in corso i lavori. Sì, effettivamente è così. Devo ringraziare in questo caso sia i responsabili del servizio per la scuola, sia la dottoressa Salzano che il dottore De Lorenzo, che sono stati veramente molto attivi, per cui nonostante le difficoltà, come tu dicevi, che sorgono dalla chiusura di due scuole per i lavori che si stanno effettuando, è già pronto tutto il servizio mensa, che inizierà mai come quest'anno. A fine settembre, gli altri hanno iniziato sempre successivamente, ma è già stato definito i termini sia del trasporto normale sia del trasporto straordinario per i ragazzi che da Casale devono venire qui all'oratorio, dove sono praticamente terminati i lavori, in attesa appunto che si completino i lavori della scuola di Casale. E effettivamente è anche questo un grosso successo, perché basta vedere un po' in giro, basta leggere, per capire le difficoltà che hanno altri comuni nel gestire questa situazione. Quindi un grande lavoro, un lavoro di sinergia anche con le scuole, insomma mettendo Certo. in rete tutta la parte ufficio tecnico, ufficio scolastico, scuole ovviamente, la sua figura che non manca mai in questi casi perché lei in prima persona va ovviamente a vedere la situazione negli uffici e nelle scuole per capire quali sono le esigenze che ovviamente emergono di volta in volta. Prego. A proposito di nonno vigile, volevo dire che invitare i nonnini a presentare questa domanda, perché sarebbe un grosso aiuto anche alle nostre forze
di polizia, soprattutto nel gestire l'entrata e l'uscita dalla scuola. Già c'è diciamo, un accordo tra nostra polizia municipale e la protezione civile per garantire una migliore sicurezza, perché purtroppo noi abbiamo ben 7 edifici scolastici, quindi diventa effettivamente molto difficile gestire questa cosa. Quindi se i nonnini vogliono dare una mano, si sentono di dare una mano, desiderano dare una mano, possono presentare la domanda e saranno sicuramente di aiuto, al di là della Polizia Municipale e della Protezione Civile, ma anche per i bambini e i ragazzi che Certo. vanno a scuola. Sì, poi l'illuminazione, c'è in atto anche qui una sorta di mini rivoluzione a cui lei sta lavorando insieme all'ufficio tecnico già da tempo, no? Sì, è per l'annoso problema delle luci sempre accese o sempre spente. Quindi finalmente siamo arrivati a questa conclusione, perché per risolvere i problemi che esistono, sappiamo benissimo, per fare un affidamento è diventato quasi un'impresa tra me, Padurche e tutto il resto, ma stamattina sarà assegnato al nostro professore della pubblica illuminazione, Antonio Migliore, il compito di cominciare a mettere a posto queste situazioni dove ancora sussistono. Completiamo, Sindaco, con gli eventi, perché ovviamente è passato Ferragosto, ma non sono passati i momenti di possibilità di aggregazione, socialità e quant'altro. Ci sono due in particolare eventi ormai prossimi ad essere organizzati. Sì, la settimana prossima comincerà la festa della pizza, che ritorna dopo tanti anni in Area Mercato, area ricordiamo. mercato, grazie all'impegno di una serie di giovani e meno giovani che Già Pietro si Liguori lo sono conosciamo da anni. storico organizzatore della festa della pizza, e speriamo che sia un successo questi 5 giorni, 30, 31, 1, 2 e 3, il 6, 7, 8 invece a Casale ritornerà la Ferranò. E questo è anche un grande evento, è un grande successo, perché negli anni in cui si è fatto, ricordo qualche anno fa, aveva effettivamente un grande impatto, e questo almeno per il momento. Quindi vi invito a partecipare, ma non credo che ci sia bisogno di un invito, perché diciamo anche sono Sono eventi molto serate di attesi, sì. attesi, sono serate di divertimento, e credo che al di là di tutte le problematiche che esistono indipendentemente da noi, sia anche giusto che ci si ritrovi per divertirci. Certo, momenti di svago sono fondamentali, così come anche impegni e quant'altro. Sindaco, grazie. Buona Grazie continuazione a di lavoro. te, Lascia grazie a i suoi tutti. impegni al comune, nei vari uffici, nelle scuole e quant'altro. E buon lavoro. Ci rivediamo settimana prossima. Sicuramente, grazie a tutti.